Duplice omicidio a Palma di Montechiaro. Presunto stampo e movente mafioso. I due cadaveri sono stati recuperati fuori da un pozzo profondo pochi metri in un burrone. Palma di Montechiaro, contrada Ciccobriglio. Giuseppe Condello è stato ucciso quasi 12 anni dopo il suo rientro in Italia dalla Germania. Il 9 giugno del 2000 il palmese atterra all'aeroporto di Fiumicino. Estradato dalla Germania, da Mannheim, città dove è arrestato in un ristorante, sorpreso insieme a Salvatore Pace, il killer di Rosario Livatino. Nel 1993 Condello fugge da Palma di Montechiaro. I killer stigiari Giuseppe Croce Benvenuto e Giovanni Calafato si sono pentiti e lo accusano. Nel 1991, la notte di Capodanno, a Palma di Montechiaro, Giuseppe Condello, all'età di 20 anni, avrebbe sostenuto il comando degli stigiari che irrompe nel bar 2000 e provoca una strage. I morti sono 3 e 7 i feriti, tra cui un bambino di 9 anni. Condello è condannato in Italia a 10 anni di carcere. Altre volte, dal 2008 in poi, Condello è arrestato perché viola le misure di prevenzione. Il 20 gennaio del 1985, una domenica, è ucciso il padre, Ignazio Condello, vittima di un agguato a Naro, e 3 sono i feriti. È il delitto che inaugura la stagione tra le più insanguinate della mafia agrigentina, la faida tra Cosa Nostra e Stigra, centinaia di morti ammazzati. Corso e ricorso storico, oggi come ieri, lo stampo e il movente del duplice omicidio sarebbero mafiosi. Ecco perché la direzione distrettuale antimafia di Palermo è pronta ad assumere la competenza delle indagini. Giuseppe Condello, 41 anni, e il suo amico e autista Vincenzo Priolo, 27 anni, incensurato, sono assassinati vittime di 7 colpi di pistola, calibro 9 ciascuno. Condello è sorvegliato speciale, senza patente. Ecco perché guida Priolo. L'automobile dei due, una Fiat Grande Punto, è incendiata, scoperta bruciata a 2 chilometri dal pozzo, da dove, con difficoltà, sono stati sollevati i due morti.